Questo programma è offerto da perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. Amici sportivi di Radio Doppio Zero del Vitonto Calcio, buonasera da Nicola Vacca, buonasera dal Gemmin Caffè in via Berardi qui a Vitonto che ci ospita questa sera. Infatti vedete la gigantografia che è alle nostre spalle, che dopo vi faremo vedere e ci faremo anche spiegare poi da Gaetano e da Miriam che cosa rappresenta. Miriana. Miriam, va bene. Ragazzi, pessimo inizio del VAR. Vabbè, l'età è quella che è. Va bene, ok. Allora, buonasera a Nicolangelo Biscardi. Buonasera a tutti. E a Danilo Cappiello, che vicino a me. Guarda, volevo partire civilmente ringraziandovi per queste due settimane che non sono stato bene, che mi avete degnamente sostituito, ma tirerò subito indietro quello che avevo pensato. Invece l'ospite di questa sera è Massimiliano Marsini. Ciao Max. Ciao, buonasera. E allora, una puntata... Max, il muro di centrocampo, come l'abbiamo presentato, questo... poi c'è in sala stampa e poi c'è Max, perché significa che non passa più nessuno. Ma dove c'è Max? Allora, come avete visto, l'ospite di questa sera è Massimiliano Marsini, poi ci raggiungerà a breve Pasquale Scivittero del Davitondo, che ci darà anche una mano d'aiuto per fare un po' di domande a Max, e poi ci sarà in collegamento questa sera la direttrice giornalista di 7 TV, responsabile del Gerbison, Carmela Santi, che sentiremo magari nella seconda dell'ufficio parte. Allora ragazzi, vogliamo cominciare subito a sprombattuto. Vi diciamo che questa sera, come vedete, stiamo andando in onda in diretta su YouTube anche questa settimana, non per colpa nostra, ma purtroppo Facebook queste ultime settimane probabilmente in fase di aggiornamento, per cui ci sono delle problematiche tecniche, ma noi comunque non ci ferma nessuno, comunque andiamo avanti senza alcun tipo di problema. Quest'anno abbiamo anche il piano B. Quest'anno abbiamo il piano B, sì, soprattutto abbiamo il piano B. Allora, vi ricordo che se ci volete venire a trovare qui siamo al Gemmin, ci saremo insomma per un'oretta. Ragazzi, ricominciamo un attimo a vedere quello che è successo domenica con il 4-0 dell'Andria. Sono successe belle cose, anche dall'espressione soddisfatta di Max si capisce che è andato tutto bene. Il Vitonto chiaramente ha confermato il proprio primato in classifica, 4-0 alla fine di Sandra, quindi nel frattempo rivedremo qualche
immagine di questo successo e iniziamo ad analizzare con il nostro Max un po' questa che è stata la vittoria, una bella vittoria larga del, del Bitonto contro la Fidelis Andria. In questi casi solitamente qualcuno dice, si divide l'opinione pubblica, noi sappiamo già la risposta, si parla sempre, sono o meriti di chi ha vinto o demeriti dell'avversario. Io penso che sin dal primo minuto, dal primo istante si sia capito che i meriti erano solo ed esclusivamente del, del Bitonto. Che partita è stata quella con la Fidelis Andria? Approccio subito importante. Beh, sapevamo che era una partita molto importante, comunque una squadra anche importante. Sapevamo che non potevamo sbagliarla, ci siamo parati benissimo. Max, perdonami, stata... puoi alzare solo un po' la voce perché da casa magari ti sento male. Penso che sia... Pensavo di sentire. E lui sono solo lui, grida solo in campo. No, infatti. Ho detto che è stata... sapevamo che era una partita... una partita importante con una squadra importante. Siamo stati bravi già dal primo minuto a, a metterla sul nostro piano, sia calcistico che comunque agonistico. E sono contento del risultato perché è stato un ottimo risultato. Sull'agonismo poi tu diciamo spadroneggi lì nel mezzo, te la vedi tu praticamente. Sicuramente c'è anche soddisfazione perché ha trovato il gol Raffaele, ha trovato finalmente il gol Riccardo, c'è stata anche la gioia per Paolo, insomma è stata anche una giornata positiva sotto questo punto di vista e anche una bella reazione della squadra dinanzi a due assenze, mancava Tur, mancava Chicco, insomma una risposta importante di tutto il gruppo Bitonto. Sì, 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 ho detto bene, siamo contenti per i gol che hanno fatto Raffaele, Paolo e si è sbloccato anche Riccardo. Ma come ho sempre detto io e come diciamo sempre tutti quanti, anche alcune assenze in questa squadra io penso che non si sente il peso, perché chiunque scende in campo sa quello che deve fare e dà tantissimo. E questo penso che sia veramente la forza del gruppo. Senti Max, ti voglio fare una domanda, scusami, ti ho rubato il tempo, Nico, perché noi dalla sala stampa abbiamo visto logicamente una partita, tu in campo ne hai vissuto un'altra. Hai visto questo Andria così strano? Cioè ti sei reso conto che l'Andria veramente non ha giocato più di tanto, hanno fatto tantissimi passaggi errati, non hanno attaccato, anche logicamente per merito della nostra difesa. Cioè ti aspettavi un Andria così rinunciatario? Beh, io penso che siamo stati, non è una, stata un Andria rinunciatario, siamo stati noi bravi a metterla subito sul, a indirizzare la partita sul, sulla nostra strada. Perché dopo 5 minuti trovare, 6 minuti trovare il gol, io penso che è stato a loro un... sono un po' frastornati in quella frangente di partita. Poi siamo stati bravi subito non a mollare e andare subito alto con l'intensità e loro sono stati schiacciati. In questo momento com'è lo spogliatoio? Cioè che cosa si prova nello spogliatoio? Beh, io penso che come ho detto poche, una volta forse in ritiro abbiamo parlato e siamo veramente una famiglia, siamo un gruppo veramente forte e questa è la nostra forza e questo è importante. Infatti l'altra domanda sarebbe stata la seconda, qual è la, tua, qual è la forza di questo Bitonto? L'intensità, il gruppo, l'entusiasmo, mi hai anticipato. Gioca sempre d'anticipo, no, cercherò di giocare sempre d'anticipo. Cioè, ci sta togliendo la palla pure oggi. No, io sto imparando piccole cose per rubarvi le... Oggi stai tranquillo, dai, non devi pressare. Però se vuoi menare, mena vasca, ti diamo il consenso. Hai giocato, credo forse per la prima volta in stagione con Raffaele. Come solitamente il mio cognome sempre con Turu, come ti sei trovato con Raffaele e poi vorrei da parte tua, anche vista la tua esperienza, qualche parolina per Savio Piaroli, perché c'è una crescita esponenziale incredibile di questo ragazzino. Sì, con Raffaele penso che sia stata sì, la prima volta, se non erro. Forse qualche spezzone. Mi sono trovato bene, no, mi sono trovato bene perché comunque sappiamo il valore del giocatore. A prescindere da lui, con Turo, chiunque, come ho detto prima, chiunque messo in campo lì fa benissimo, anche Simone quando è entrato ha fatto bene, ha giocato. Perciò io penso, come ho detto prima, è questa la nostra forza, e chi gioca e chi non gioca fa tutte le stesse cose, e questo è importante. Altra domanda che mi hai fatto di Sario, sì, è un ragazzo, un giovane che comunque adesso sta facendo veramente bene. L'unico consiglio che posso dargli è
di continuare in questo modo e di guardare sempre come sta facendo i più grandi e per diventare veramente un bel giocatore. Meno come te. Savio, che se non erro è stato chiamato. Sì, Savio ieri è stato a Roma con la rappresentativa della Serie D per il raggruppamento sud meridionale ed era tra l'altro l'unico under di una formazione pugliese, quindi ancora di più un motivo di orgoglio per Savio, per tutta la società del Bitonto. Nel frattempo io avevo detto di se qualcuno ci può raggiungere al Jamming Bar e il Jamming Bar si sta riempendo. Stavano tutti aspettando la diretta, poi vedo anche degli amici mangiare allegramente. Va bene, come se niente fosse. Allora, è arrivato anche Pasquale Civitaro, esatto, quindi se vuole Pasquale, Civitaro può accomodarsi. Ma dove? No, c'era un posto ci sarà. Un po' ci sarà il bello della diretta, è questo, nulla di registrato, no. Salutiamo, sì, buonasera ai clienti del Jamming Bar, quindi soprattutto i vicini di casa. Assolutamente, i vicini di casa di Pasquale che stanno mangiando un aperitivo veramente con enorme soddisfazione. Facciamo noi. Allora, una domanda, alcuni quest'estate, quando si parlava di mercato, si parlava dell'arrivo di Marsile Bitonto, diceva, ricordo ancora, forse Marsile e Biasò non possono coesistere, cioè o gioca uno o gioca l'altro. Mi sembra questi mesi che l'abbiate messo a tacere qualsiasi dubbio, qualsiasi perplessità. Stai dicendo così, penso che, come ho detto te, abbiamo messo a tacere tante persone, perché come si è visto possiamo giocare tranquillamente insieme, anzi. Come ti stai trovando? No, come ho detto prima, mi trovo benissimo perché comunque lui, a prescindere che è un gran calciatore, è soprattutto anche un giocatore di spessore nel campo che serve. E ci troviamo veramente bene in tutto e sono contento per questo. Il passaggio da una piazza importante come Taranto, vivi a Taranto, ha giocato 5 anni e mezzo, mi dicevi prima, a Taranto, una piazza con magari meno pressioni come quella di Bitonto, mi sembra che tu ti abbia fatto bene, ti stai trovando bene, stai tranquillo. Sono due piazze differenti, lì, vabbè, io comunque vivo lì, nel trasferimento di qui io mi sono trovato subito bene, dal primo giorno. Sia con la piazza, con i tifosi, ma soprattutto con i compagni mi sono trovato veramente bene, con la società comunque penso che sia una società veramente seria, è molto importante per noi questo, ma al di là di questo io penso che ho trovato veramente dei compagni eccezionali, chi è rimasto il vecchio e chi siamo arrivati quelli nuovi. Ci siamo subito amalgamati, abbiamo fatto veramente, come ho detto prima, un bel gruppo, sono contento di questo. Per tu sei anche abbastanza giocherellone in uno spogliatoio, sempre un po' introverso, però poi sei anche abbastanza giocherellone e in ritiro ne hai combinato di cotte e di crude. Ti faccio l'ultima domanda di questo primo step, prima di lasciare spazio eventualmente alle domande a casa, al racconto fotografico di Danilo. Anche in ritiro, ricordo a Camerino, ne hai parlato, per chi non lo sa, ma credo lo sappiate, Max Romano ha fatto anche le sorti in Serie A con la Roma e conosce le ultime due leggende, bandiere della Roma, che sono Totti e De Rossi. Ti senti ancora con loro? So che sei anche molto amico di Danilo, forse anche per caratteristiche tattiche, fisiche, ti senti ancora con loro? No, io conosco bene perché comunque ho avuto la fortuna e il piacere di stare con loro tanti anni e con Daniele mi sono sentito un qualche anno fa e tempo fa ci sentiamo per gli auguri del compleanno, così, ma perché è un ragazzo veramente eccezionale, lui è uguale a Totti e come ho detto prima sono stato veramente fortunato nella mia vita. Perché essendo di Roma, essendo romano, aver giocato lì e romanista, avendo fatto parte di quella squadra, penso che sia stato il massimo per me. Il
top, insomma, non potevi preferire altro. Però obiettivamente Max, adesso da De Rossi a Totti, a Biscardi e Cappiello, insomma. Grazie per avermi risparmiato. Grazie, ho risparmiato perché prima hai fatto proprio un'entrata gamba tesa sulle domande di Biscardi che è stata strana. Sì, dopo aver sbagliato il nome della titolare del bar. Vabbè, può capitare, ragazzi, può capitare. Allora, dopo che gliel'aveva chiesto, ha fatto una baccata. Va bene, cercherò di fare meglio con i vostri suggerimenti. Allora, primo blocco l'abbiamo terminato, vogliamo cominciare invece con il gioco, o meglio, con il racconto fotografico per quanto riguarda Max. Vai, dai. Va bene, io poi con la regia allora di passare la prima foto. Sì. Fa già paura. La tipica espressione di Max, questa, mentre... Fa già paura così. Un'espressione tranquilla. E niente, fa già paura così, direbbe. Sì, alla fine chi lo guarda direbbe, ma per me questo... è uno tranquillo. E visto da fuori tu dai l'impressione di uno che vive le partite come se fossero una guerra. Ce la confermi questa impressione? Sì. È un animale. Infatti Dani, come hai chiamato questa? L'avevo chiamata questa è Sparta, proprio da questa espressione, dal tuo modo di intendere di il calcio e di giocarlo soprattutto. Max, a tal proposito, volevo chiederti questo, no? La partita col Foggia particolarmente brillato, perché veramente c'è da brillare, hai tenuto un botta al pressing asfissiante dei giocatori del Foggia. Si vociferava in questi giorni, soprattutto domenica scorsa in tribuna, di numerose parole di troppo utilizzate dai giocatori del Foggia verso quelli del Bitonto. Che cosa vi dite in campo? Cioè, di tutto. Non si può dire di tutto. Sì, sì, comunque c'è agonismo, c'è rivalità sportiva e quindi in campo siamo tutti, loro sono nemici, anche se al di fuori del campo avere un rapporto con qualcuno, ma nel campo esistono solamente i compagni. È stata la partita più dura fino ad ora? Ma io penso una partita agonistica. Agonisticamente parlando è stata una partita comunque tosta, perché sapevamo che loro facevano dell'agonismo la loro forza, diciamo, no? Però io penso che tutte quelle partite sono state toste, perché comunque venendo a giocare contro di noi e sapendo del valore nostro mettono sempre un qualcosa in più, quindi penso che dall'inizio del campionato fino all'ultima saranno tutte partite toste, tutte guerra. Sì. Seconda foto. La seconda foto l'abbiamo chiamata corri corri tanto ti prendo, a proposito di facce, di sguardo tranquillo. Il tuo passo a stile con armato è qualcosa che secondo me terrorizza gli avversari, che ti sentono arrivare alle spalle. Tu esattamente che cosa pensi in quei frangenti? Adesso in questa immagine qui, mentre stai per sfiorare leggermente l'avversario, pensi? Boh, gli faccio male. No. No. Che devo prendere la palla. E la devo rubare per forza. E in che modo pensi che ti possa tagliare la palla? Piano. lo dico dell'orecchio. Ti sposto che devi. Visto che si parla in campo, in qualsiasi modo. Spostati che devo prendere la palla. Te lo va, poi capita una volta che andrai a sentire, quindi passi direttamente alla fase successiva, sì, all'azione. Però a proposito di palle rubate, quanto ti manca buttarla dentro quella palla? Perché tu sei uno col vizietto, soprattutto lo faccio da ferro. Dalla porta da fuori. Stavamo parlando prima. Sì, è vero, ho fatto qualche gol, Però fino adesso ho avuto, tra virgolette, poche occasioni per farlo. Mi è dispiaciuto quell'occasione che ho avuto con il Foggia non aver fatto gol. Però. Ma c'era il Mani lì, non lo sappiamo ancora, perché non si capiva manco dalle. L'ho capito neanche io, perché è stato un rimpallo, poi è stato fischiato un fallo su una palla che ho riconquistato lì davanti. Non si è capito bene quello che ha fischiato. Però ci sei andato vicino a dopo c'era anche una trattenuta su quella bella azione nel secondo tempo. Sì, non sono arrivato di poco su quando l'hai messa avanti. No, io dico non vivo per il gol, non sono attaccato per il gol. È normale che fa piacere far gol, perché come ho detto prima, ogni tanto qualche gol lo faccio, farebbe piacere. Però sono contento di tutto questo qua che sto facendo, perché veramente penso di dare tantissimo e quello è l'importante. No, la sensazione che abbiamo noi da una stampa e anche credo che dai voti te ne sia accorto che col passare delle domeniche tu stia crescendo sempre di più. Magari sei partito un po' appesantito, in ritardo di condizione, non so, forse qualche carico eccessivo, mentre le ultime domeniche, partita col Foggia, domenica sei stato maestoso, dominante a centrocampo.
sembra proprio che ormai abbia preso pieno possesso del... Quello che comunque abbiamo visto dalla tribuna stampa è che ognuno lavora per la squadra. Quello, cioè, sicuramente. Cioè, come diceva Max, è un gruppo di famiglia, ognuno lavora per la squadra, per l'obiettivo finale, per raggiungere la vittoria. Ma poi ho dato anche una domanda sul Taurino. Taurino è un po', diciamo, ormai è diventato l'idolo un po'. Taurino che dobbiamo portare, diciamo, perché arriverà. Arriverà. Guarda, a me c'è una cosa che mi ha impressionato. Domenica, una buona mezz'oretta dopo la fine della partita, lui si è preso Montaldi e si è tenuto 20 minuti a spiegargli movimenti, passi, movimenti dei compagni. Cioè, è pazzo tutti i giorni o è pazzo, diciamo, tutti i giorni? Cioè, proprio vive completamente immerso nel pallone. Sì, sì. Cioè, il, di tutti gli allenatori che... Poi da lunedì a domenica, tutti i giorni. Ma di tutti gli allenatori che hai avuto, è quello, cioè, uno di quelli che più ti impressiona per la dedizione al lavoro o... No, ce ne sono stati... Ci sono stati altri allenatori che... come detto, però lui è un allenatore che mi ha impressionato. Mi ha impressionato perché lavora veramente bene, ti fa stare bene e lavora bene, sa quello che deve fare, ti prepara al meglio ogni partita. Ok, questo lo mandiamo al mister così. No, no, ma infatti Paterno dopo la partita col Brindisi fece un grande elogio, disse pubblicamente in conferenza stampa che tutti i giocatori sanno che cosa fare, quali sono i movimenti, perché lui pare che... Quello che hai detto prima, chiunque gioca non sappiamo quello che deve fare, sì. Qualsiasi persona... L'essere maniacale di mister Taurino, mi racconto un aneddoto, di lunedì mattina doveva ricevere il link della partita per scaricare, per rivedersela, è arrivata con un paio d'ore di ritardo, mi è arrivato un messaggio, sei in sciopero? Così, mister Unai, ragazzi a scuola, no, no, è stato impressionante dopo una partita del genere contro l'Ante, un 4-0, senza storia, una grande prestazione di tutti, lui si è preso proprio a fine partita, Montaldi si è tenuto 20 minuti a spiegare i movimenti, cioè a partita abbondantemente ovviamente conclusa, doccia con lui, perché erano rimasti Montaldi, noi che stavamo facendo la conferenza stampa e il mister non c'era rimasto nessuno. E il custode ovviamente. Il mister comunque è una persona che cerca sempre la perfezione, vuole trovare la perfezione, perché anche con la partita con l'Andre giustamente abbiamo fatto degli errori e lui puntualmente deve trovare l'errore che tu hai fatto anche su una corsa sbagliata. Chi è il giocatore più bersagliato? No, si trova sempre qualche difetto. Ragazzi, io ho assistito a Camerino un'analisi video di mister Taurino di sabato sera, una corsa. Comunque da persona. Moro, vi posso dire una cosa, voi dell'ufficio stampa, oggi c'è una mancanza di rispetto verso Marsini. Quando sono venuto per Lattanzio eravate tutti con la camicia, la cravatta, oggi non vi vedo, manco per le camicie. Spartano. Sì. Allora guarda, io sono istituzionalmente con la felpa di essere che quando premesso che c'è da dire che quando abbiamo fatto la puntata con Lattanzio. No, siamo andati a cena con la squadra. Siamo andati a cena dopo tutti insieme con la squadra. No, il problema è che si è partiti. Avere anche un certo si è partiti in una certa maniera, cioè cercare di essere visibili con la felpa. Poi dopodiché io faccio le cose mie. Cioè, però non ti vedo che in base al temperamento del calciatore, giustamente. Dobbiamo a lui. Però potrei rispolverare il felpone domenica per una trasferta in montagna. Comunque, a chiudere, prima della prossima foto, da persone che sono vicine a mister Taurino, ho saputo che effettivamente il mister è maniacale, cioè non lascia nulla al caso. Assolutamente. Come ha detto Max, da lunedì alla domenica, ma anche quando torna a casa. Infatti la domanda è, ma è come Conte che dà suggerimenti anche su come comportarsi con le mogli? No! È vero, Conte l'ha detto. No, perché poi siamo anche qua, giuro, vado a beccare il mister, facciamo un'intervista soltanto a lui. Prossimo foto. Sì, la prossima foto è questa qui, ci manda la regia e l'abbiamo chiamata, ma dai, per così poco, perché avendoti descritto come un carro armato, non possiamo non constatare come in ogni singolo contratto con gli avversari, chi ha la peggio sono sempre gli altri. Ti rimbalzano quasi. Ti dà fastidio quando i direttori di gara avvertono questa
tua fisicità un modo troppo maschio di giocare, magari fermano l'azione fischiando il fallo. Vorresti fare un'entrata pure no, sugli altri? No, sì, sì. Perché io penso che non è fallo. Poi purtroppo a volte mi rendo conto che sono irruento a volte, però è il mio modo. Quindi ti avverti ogni tanto una sorta di irritazione in queste decisioni un po' troppo affrettate. Cioè c'è qualcosa che ogni tanto ti frena, sì. Dice adesso gli spacco la caviglia e invece poi ora l'entrata che non fa. C'è l'arbitro, non si può fare. Però, ragazzi, okay. Chiaramente mettendo in evidenza il Marsili, il Marsili guerriero, però Marsili c'ha anche un gran bel piede. No, assolutamente no, no. Marsili, cioè il lancio panoramico. E qualità, in dialetto bitontino, quella che chiamiamo la CNES, detta proprio, cioè c'ha il tiro, la CNES, potente, cioè il tiro potente, ma quella pennellata tipo l'ultima in ordine sul calcio d'angolo, sì, per Paolo. Anche col Foggia, anche col Foggia la palla, la palla tagliata per Gargiulo, ragazzi. Esatto. Ad averci. Allora andiamo con la prossima foto. Dani. La chiudiamo con questa foto che secondo me è ignorantissimo a giocare. Questa foto secondo me è bellissima e l'abbiamo chiamata, ecco il trofeo che vinco in ogni gara, e ritrae praticamente te assieme ai tuoi figli, tra l'altro c'è la somiglianza giusto leggera con il piccolino. Fotocopia del piccolino. E immaginiamo sia bello scendere in campo accompagnato dai propri figli. Sì. La domanda è però che sensazioni si provano a sapere che ti guardano dalla tribuna e quanta responsabilità in qualità di padre e giocatore come esempio avverti? Tanto. Questa foto rappresenta tutto, tra virgolette, rappresenta la mia vita, no? Come mia moglie. Rappresenta tanto perché comunque devi tanto a loro. Sai che ti guardano, sai che tifano, sono le uniche, tra virgolette, loro e mia moglie, le uniche persone che o nel bene o nel male mi staranno sempre vicino, e questo è importante per me. Il post gara di Marsili con i figli è un'altra partita da giocare, no? Dopo una settimana che non ti vedo. Non riesce a comandare tu lì, vero? Non riesce a comandare. Riesce a spistare in mezzo tra i due bambini. No, a casa no. A casa no. Però è vero, dopo. Vabbè, io penso in questo momento mi stanno mancando tantissimo perché stando anche veramente vicino un'ora da casa. Però è faticoso per me fare avanti e indietro con il fatto degli allenamenti, gli orari. E ci vediamo pochissimo, torno quasi il fine settimana solamente, ci vediamo. E quei giorni che sto io mi dedico tantissimo a loro, mi dico tutto. Qualsiasi cosa vogliono fare io cerco di accontentarli in tutto perché è poco tempo e il tempo è breve per stare con loro. Però è tosta la vita del calciatore, ma a parte tutto, è una vita ovviamente per chi riesce a sfondare magari e o ad avere comunque un buon livello come comunque hai dimostrato in tutta la tua carriera. Comunque c'è l'altro lato della medaglia che è proprio questo, cioè la lontananza dalla famiglia, dagli affetti, dagli amici. Certo si crea l'amicizia nello spogliatoio, però è una cosa un po' diversa, no? Sì, però è come tu dici, giusto questo qui, però quando poi torni a casa e stai solo e non avendo la famiglia è difficile. Però io penso che sanno tutto, e la mia famiglia sa i sacrifici che sto facendo per loro e quelli che dovrò fare ancora. Allora, avete trovato un bel gruppo a Bitonto, quindi mi fate compagnia anche fuori dal campo. Perché sì, noi in casa sono parecchi siamo, fuori, sono tanti ragazzi, sì. C'è Ciro, Paolo, sì. Alessandro Gargiulo, gli under bolognesi. E la città Gallo. Invece, Max, come ti accolto, come ti trovi a Bitonto? Come città, sia nel rapporto con i tifosi, sia nella vita proprio di ogni giorno. Beh, io penso che i tifosi mi hanno accolto bene, sono contento di questo e li ringrazio. Spero di continuare a dare tanto. Al di fuori noi non è che abbiamo una vita che usciamo, varie cose, più che altro siamo sempre noi tutti quanti insieme, facciamo allenamento e siamo in casa insieme. Però, storie su Instagram. Chi è più forte? No, ma noi giochiamo un gioco strano. Giocate a calcio, no? Allora, prima di andare avanti con la lettura del campionato di Serie D della prossima giornata, sì, sì infatti. Questa sera noi, insomma, diretto doppio zero, abbiamo avuto la possibilità anche tramite Gaetano e Miriam di offrire la Miriam. Oh ragazzi, non so, mi sono arrabbiato, giuro.
Vuoi fare qualcosa? Miriandaro. No, io non so perché temo le mie spalle. Ma siamo la maglia, I am Miriandaro. No, ma perché io vedo il mentore delle statistiche. Sì, a prescindere da questo, secondo me diciamo di tutti. Poi glielo facciamo tatuare. Il più temuto. Facciamo tatuare il temuto, è questo qua che sta a dire. Lo facciamo l'uomo che osa dire non rispondere mai con le sue domande. L'uomo che osa. Probabilmente manco le capireste. Allora, dicevo, fermo restando il fatto che ho sbagliato per la seconda volta il nome, pagherò l'aperitivo che adesso loro due ci porteranno. Allora rinforzalo, pagalo e rinforzalo. Per cui posso pregare anche loro due, grazie, di portarci qui l'aperitivo, così lo offriamo anche a Max. Ma non l'hai chiesto in maniera No, ma perché? Però io direi di far venire direttamente Miriana adesso, così magari la presentiamo. Salutiamo così Miriana, le chiedo anche detta Miriam. Le chiedo Miriam, non so perché mi è venuto questo Miriam. Va bene, hai fatto dicevo, una domanda. Facciamo gentilmente. No, allora, vogliamo andare un attimo avanti, dando un'occhiata a quella che chiamano Miriana. Ok, Miriam. Ciao. Ciao. Scusami per aver sbagliato due volte il tuo nome. Poi entro la fine della serata, insomma, riusciremo ad arrivare. Dicevo, andiamo avanti con la prossima. No, con la. No, è terminato. Perché la mia tortura con Max è finita. Stiamo andando in uno stacco pubblicitario. No, non stiamo andando in uno stacco pubblicitario. Infatti era questo. Pregherei la regia di inquadrarli, perché ragazzi, a verso di più vicino è qualcosa di Taurino pazzesco. Non vuole. Vabbè, Taurino. No, però io ho fatto una promessa al prof Rizzo, dal 7 di gennaio staremo tutti a dire. Staremo tu compreso, ma deve fare la preparazione con lui. Sì. Faremo la preparazione col professore. Corso di preparazione fisica, so che ieri ha distrutto tutti, chiunque. Allora, diciamo. Massacrato. Diciamo che. Gente che è andata a dormire alle 9. Allora, diciamo che adesso abbiamo la scusa di leggere la classifica, le cose per spazzolare. Allora, innanzitutto leggiamo il prossimo turno. Ok. Credo c'è la schermata numero 5, prossimo turno la schermata numero 5, sì. Okay. Analizziamo un po' anche con Max le partite che vedranno impegnanti le squadre del Girone H. Vai Danilo. Il 16° turno del Girone H campionato Serie D vedrà l'Agropoli ospitare il Nardò, in quello che a tutti gli effetti uno scontro salvezza. Il Città di Fasano ospitare il Grumentum, il Foggia, seguitrice del Bitonto, che farà visita al Francavilla. Il Bitonto invece che si cimenterà in questa trasferta nel Cilento contro il Gelbison, il Gladiator che ospiterà il Sorrento, il Gravina ospiterà il Brindisi, il Casarano invece sarà impegnato in una sfida ostica nel San Francesco di Nocera Inferiore contro la Nocerina, il Taranto ospiterà l'Audace Cerignola in quello che a tutti gli effetti il big match di questa 16° giornata, che può dire tanto per entrambe le compagini, e la Team Altamura che proverà ad uscire fuori da un periodo un po' così e così contro la Fidelis Sandre, anch'essa chiamata a dare una stertata al proprio campionato. Senti Max, questo Taranto Audace Cerignola come lo vedi? Duro, è dura, è una bella partita. È un bello scontro tra di loro. Pareggio? Se no. L'anno scorso ho giocato con 8.000 persone prima di andare. Sì. Quest'anno forse qualcuno in meno. Qualcuno in meno, però io dico sono felice come resto adesso. Beh, anche Team Altamura. Team Altamura Brindisi, Fidelisandre è una partita per chiaramente un paio di punti pesanti in chiave rilancio, in chiave salvezza. Gladiator Sorrento, derby campano, Gravina Brindisi, due squadre che il Brindisi viene da due vittorie consecutive, insomma. Si è andato rilanciando. Questo team la Nocerina ha fatto parecchie operazioni di mercato e anche Casarano, tra l'altro Casarano. Ma magari la sorpresa potrebbe essere proprio Francavilla Foggia, con il Francavilla che c'è a casa. Ci proviamo. Ma non compriamo già. Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Siamo nelle condizioni. Sono delle piccole speranze. Solo ed esclusivamente a noi. No, Max, piuttosto le abbiamo incontrate tutte le squadre. Il Bitonto ormai ci manca solo l'Altamura domenica. Però le squadre di vertice, bene o male, le abbiamo incontrate tutte. Qual è la squadra che più ti ha impressionato e che secondo te potrebbe lottare insieme a noi in maniera più importante per provare a raggiungere questo sogno che un po' tutti, che voi ci state regalando e che un po' tutta la città adesso sta coltivando? La classifica non dobbiamo guardarla, dobbiamo vedere il valore comunque
il Cerignola è una buona squadra, una grande squadra, uguale il Taranto è una grande squadra, il Casarano è una grande squadra, il Foggia è una bella squadra. Sono anche le altre, non hanno, anche il Gravina, il Brindisi, non so, hanno tutte buone squadre. Questo, come ho sempre detto, è un campionato che per me non è Serie D, è come una Serie C questa qua, perché si trovano squadre veramente tutte attrezzate e soprattutto trovi anche giocatori importanti. Quindi, come ho detto prima, non sarà facile con qualunque squadra incontrerai. Dico, però, tra tutte queste, se dovessi indicarne una... Ho detto 3-4 che sono più, tra virgolette, blasonali, che sono più squadre più importanti, più attrezzate, possono darti fastidio. Quanto incide? Quanto incide il mercato di Cembrino anche nella psicologia di una squadra? Cioè, perché per esempio oggi ho assistito alla conferenza stampa di Vincenzo De Santis, a cui comunque va un bocca al lupo per il suo lavoro, perché Vincenzo è un amico oltre ad essere pitontino, e quindi in bocca al lupo per questo nuovo incarico a Taranto. E lui parlava appunto di comunque un fastidio, cioè questo mercato è comunque un fastidio per le squadre, per i tecnici, per il prosieguo del campionato delle varie compagini. Quanto incide realmente secondo te? Dipende tanto anche dalla società, dipende tanto anche dalla società che intenzioni ha, dello stesso calciatore, perché comunque tu sei a dicembre, alcuni calciatori possono stare con la testa da altre parti e non rendere a quanto dovrebbero rendere. Può incidere tanto nel bene e nel male, può incidere in entrambe le situazioni. Può far spiccare il volo, ma può anche far affossare un'intera. Alcune decisioni sbagliate, alcune decisioni prese invece fatte bene. Ragazzi, allora andiamo con la classifica, perché siamo già abbastanza in avanti. Andiamo con la classifica, se no, la possiamo leggere velocemente. Ok, allora andiamo invece con il turno della Juniores. Sì, no, più che altro il turno della Juniores. La Juniores riprenderà a gennaio. Riprenderà il cammino il 4 di gennaio. Ora c'è una lunga sosta invernale. Juniores, che come abbiamo già più volte detto sulla pagina Facebook la scorsa settimana, è stata affidata a mister Raffaele De Leo, reduce da un buon pareggio per 0-0 sul campo del Vasto Girardi, pareggio potremmo dire sostanzialmente immeritato, perché il Bitonto e i giovani Leoncelli hanno dato importanti segnali di crescita, hanno sfiorato molte volte il gol, avrebbero davvero meritato il successo. Il cammino riprenderà con la gara esterna al Sant'Angelo di Ricchi contro la Fidelisandria. L'augurio è di migliorare in questo girone di ritorno i pochi 9 punti messi a referto in questo sfortunato e difficile girone di andata. Allora ragazzi, nel frattempo che aspettiamo Mirianna, che al terzo tentativo. Mirianna che gentilmente ci porterà anche qualcosa da bere. Noi andiamo un attimo in pubblicità. Ma anche più di un attimo. Sì, andiamo abbiamo il tempo di spazzolare queste cose qui. Andiamo un attimo in pubblicità, ritorneremo subito dopo con Mirianna che ci porta da bere, e poi collegamento con la collega Carmela Santi, che chiameremo via telefono. Pubblicità, ci rivediamo fra un attimo. Thank you.
Relax, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. E allora, come avete visto, sono arrivati anche i liquidi portati da Miriana. Ok, Miriana, a posto. Allora, nel frattempo, vogliamo anche ringraziare ancora una volta Gaetano e Miriana che ci ospitano qui stasera. Gaetano, che fra l'altro viene anche molto spesso allo stadio, se non vado errato. Viene sempre allo stadio. Un applauso per faccio fratello pure, oltre che ai due proprietari. Assolutamente sì. Allora, stiamo per collegarci con Carmela Santi, direttrice giornalista di SET TV e responsabile dell'ufficio stampa Gelbison. Max, come vedi il ritorno del Bitonto? Il ritorno proprio a tutto, il girone di ritorno. Un campione da sé. Io spero, noi dobbiamo solamente pensare a chiudere in bellezza questo girone d'andata e poi per il ritorno si ricomincia da zero. Senti, una domanda che ho fatto la scorsa puntata, ma la faccio anche a te. Fra queste squadre, quali secondo te verranno risucchiate e quali invece continueranno con il loro cammino? Come ha detto prima bene lui, il girone di ritorno è un campionato a sé. Sai che ogni partita sono tre punti che perdi o lasci, non tornano più indietro, non puoi recuperarli da nessuna parte. C'è una partita però che più di tutte sta a cuore ai tifosi del Bitonto ed è quella col Fasano. E non ci va mai bene una partita col Fasano da un po' di anni. L'anno scorso quella, ritorno, quella sì, ho capito, però in casa quella sarà importantissima per tutti noi, diciamo in anticipo, in modo tale che possiate preparare 19 gennaio ancora bene. Il giorno dopo il compleanno di mio padre, fatto un regalo. Allora, adesso vediamo se riusciamo. Ho cercato di collegare. No, Nico, ho bisogno del numero di telefono perché la chiamo io, non ci sono problemi. È sempre queste sotterfugi. Non sono sono necessità. Oppure mi fai il numero. Mi fai il numero di telefono qui, adesso vediamo, insomma, troviamo una soluzione, non ci sono problemi. Allora, nel frattempo, se abbiamo un'altra domanda che possiamo fare da allora, casa. Allora, io ho un'osservazione da casa. Ok, vai allora. Ho scritto via WhatsApp il grande tifoso Gianni Sara Ximenez, meglio noto come Gianni del Grottino, scusate la pubblicità, che ha detto: siccome non riesco a scrivere in diretta, puoi dire a Max che dopo il fine partita con il Gravina è diventato ufficialmente l'erede di Nicola Roselli, sanguigno come me, Dio mi raccomando. Nicola Roselli è stato un calciatore del Bitonto, una bandiera, ha giocato fino a 40 anni. Qui a Bitonto, quindi arrivato fino a 40 anni a giocare. Speriamo. anche lui in bel sinistro, tu non sei mancino, però. Genes regolatezza. Però la cosa era proprio per quello che Nicola lo amava, era così, era un blocco unico, lo prendevi per quello che era. Sì. Allora, ci siamo? Allora. Ci siamo in diretta. Proviamo un attimo, Carmela. Sì, buonasera. Ciao Carmela Santi, buonasera. Direttrice giornalista di SET TV, responsabile dell'ufficio stampa Gelbison, benvenuta a Ruggito Nero Verde. Buonasera ragazzi, intanto complimenti perché vi stavo seguendo e prima di tutto vi divertite e questo arriva, insomma, a chi ha il piacere di seguirvi. Come vedi non ci stiamo solo divertendo ma stanno anche mangiando e bevendo. Sta, soprattutto. No, Marsili no. Taurino, Marsili non sta. Marsili non sta mangiando nulla. Niente. Alla presaola stasera. La numero 4 domenica di Marsili, Taurino, te lo diciamo. Allora, chi vuole cominciare? Intanto perdonatemi perché vi sento molto lontano e un po' disturbati. Quindi. Allora. Noi ti sentiamo bene, Carmela. Va bene. Magari alza solo un po' la voce, solo per questo.
Allora, cercheremo di non accavallarci, come direbbe un tale. Tale Biscardi. Un tale Biscardi e fu. E, allora, Carmela, ovviamente ci vedremo domenica. C'è sicuramente attesa a Vallo della Lucania per questa sfida tra Gelbison e Bitonto. Come sta trascorrendo questa settimana lì nel lontano Cilento, lontano per noi chiaramente? Sì, allora intanto posso fare una precisazione, perché me lo chiedono sempre anche altri colleghi. Gelbison o Gelbison? È la Gelbison. Gelbison. Non il Gelbison, quindi questa è la prima precisazione. Perdonami. Allora, mi sento, come detto, mi sento un po' così astratti, sì. Quindi cerco di capire, sì, domenica allora vi aspettiamo a Vallo della Lucania, allo stadio Morra. E quello che posso anticipare è che troverete una squadra, una rosa parzialmente modificata, perché con il mercato dicembrino ci sono state non poche novità all'interno della Gelbison. Qualcuno è andato via, ecco, qualche neo acquisto è stato fatto, giusto per ricordare velocemente, insomma, che in questa settimana sì, la Gelbison ha salutato ben 5 giocatori, quindi il portiere napoletano, è andato via anche l'attaccante Varela, Diop anche ha salutato la Gelbison, così tanto solo sul ritto. Invece, ecco, proprio quest'oggi abbiamo ufficializzato 3 nuovi arrivi, Simonetti, insomma, questo bomber compreso da più società. Alla fine, insomma, il direttore sportivo Nicolò Falcucci con il presidente l'hanno vestito da sugli altri, quindi Felice Simonetti ufficialmente un giocatore della Gelbison. Sempre oggi è stato ufficializzato anche l'arrivo dell'argentino Martin, così come c'è un ritorno Antonello Giordano, che è un ragazzo proprio originario di Vallo della Lucania e torna a vestire, insomma, la maglia della Gelbison. Poi ieri ufficializzato Davide Corso, nei giorni scorsi il portiere Cefarello Cristian e poi la scorsa settimana tedesco. Quindi domani, ecco, anzi domenica, in occasione dell'incontro con il Bitonto, mister Luigi Squillani avrà a disposizione davvero non poche novità. Insomma, saremo a vedere come utilizzerà questi nuovi arrivi, questi ragazzi. Bisogna aspettare poi sabato per capire la lista dei convocati. Certo, va bene. Allora, ex di turno sarà il buon Silvio Mercai. Come sarà accolto Silvio l'anno scorso, protagonista anche con i suoi gol, i suoi reti nella salvezza della Gelbison e quindi della permanenza in Serie D? Sì, resta, io ho ben capito la domanda, l'obiettivo resta la salvezza, il presidente Puglisi con il direttore sportivo di ribadendo, insomma, dall'inizio del campionato l'obiettivo della società resta la salvezza in questo campionato di Serie D. È chiaro che i 18 punti con solo 3 reti fatte in casa iniziano ad essere un po' pochine, iniziano a stare un po' strette, quindi è chiaro che Luigi Squillante, dopo l'esordio a Brindisi, ecco, in cui siamo tornati a casa con una vittoria, così sono state le due sconfitte a Nardò, è assolto il pareggio con il Trumento, ora naturalmente si cerca di far risultato anche al Stadio Giovanni Mora, dove la vittoria si registra nella prima di campionato. Quindi è chiaro che, insomma, c'è una attesa particolare a questo incontro di domenica. Senti Carmela, come viene visto il Bitonto lì da voi? Che sensazioni avete? È visto sicuramente come la prima squadra in classifica, anche se devo dire che c'è grande attenzione ogni domenica, perché questo è un campionato, lo dicevate anche voi prima, insomma, è un campionato da Serie C, quindi è chiaro che ogni domenica, ogni partita che si incontra è una bella sfida, ecco, sono tutte squadre che più o meno all'interno della classifica hanno i loro giocatori in campo, giocatori importanti, e quindi è chiaro che il Bitonto prima in classifica lo si attende in modo particolare, è chiaro che ogni squadra sia in casa che in trasferta viene vista come una squadra difficile da affrontare. Ok, va bene, grazie mille Carmela.
Ti salutiamo, ci vediamo. Ci vediamo domenica, Carmela. Vi aspettiamo domenica. Assolutamente. La richiesta a credito l'abbiamo mandata, quindi credo sia tutto ok. Ragazzi, non ho capito, però vi saluto. Va bene. Grazie. Ciao Carmela. Allora, ringraziamo Carmela Santi, direttrice giornalista di SETV e responsabile dell'ufficio stampa della Gelbison. Ha detto della Gelbison. Allora ragazzi, Max, come sta pochissime... il mister preparando questa partita? Già avete già parlato? No, sta preparando come tutte le altre partite che stiamo preparando. Stiamo allenando tanto e poi lui ci dà molte indicazioni su come muoverci, su come affrontare, su quello che dobbiamo fare, ma come ogni domenica penso. Ricordiamo che mister Taurino ritorna in panchina domenica dopo la squalifica di questa settimana, mentre non ci sarà ancora Turo Biasoni. Non c'è ancora Turo. E ritorna anche disponibile Chicco Patiano. Sì, assolutamente sì. Talismano Anacleo continua a colpire. Comunque. Esatto. Comunque Talismano Anacleo resta imbattuto. Esatto. Assolutamente. Porta bene. Quindi. Il prossimo hashtag sarà Anacleo porta bene. Talismano Anacleo. Allora, prima di chiudere, vorrei che... qualche info rapida sulla Gelbison. Ma proprio un minuto e mezzo, non di più, perché poi ti taglio la linea. Allora, giusto un aneddoto, perché Mario Romano ha scovato la storia, addirittura nella sua rubrica Gelbison, è una parola araba. L'idolo di tutti noi, Romano. Una parola araba che significa montagna dell'idolo o anche monte sacro, quindi prende il nome dal monte sacro che sovrasta Vallo della Lucania, società del 1956. Ci sono stati due precedenti tra Gelbison e Bitonto. Il primo risale al 19 ottobre 2008 con una sconfitta del Bitonto di Ruisi per 2-1. Bitonto si schierava con De Marco, Dentamaro, Santoro, Gambino, Modesto, Camasta, Di Vitetto, Caccavallo, Greco, Cimadomo e Persia. Bitonto che passò in vantaggio con Di Vitetto, poi nella ripresa ci fu il ribaltone di D'Angelo. L'altro precedente è quello dell'anno scorso, lo ricordiamo bene, un anno fa circa, 9 dicembre 2018, Bitonto che vinse 2-0 grazie alle reti di Montrone e Patierno. Come anticipato ci sono stati vari movimenti di mercato, attualmente la Gelbison occupa il 12° posto in classifica con 18 punti, di cui 8 raccimolati in casa, frutto di una vittoria 3-0 la prima giornata di campionato, 5 pareggi, tutti 0-0 tra l'altro, con Gladiator, Agropoli, Gravina, Casarana e Grumentum, e una sconfitta per 1-0 contro il Taranto, quindi 3 gol fatti, 1 subito. Hanno una bella difesa. Sì. Credo sia la seconda miglior difesa del campionato dopo quella insieme al Foggia. Senti, di chi dobbiamo preoccuparci? Il calciatore più rappresentativo, oltre a Simonetti che è stato ufficializzato oggi, è Francesco Uliano, è un classe 99, un under che però finora ha segnato 2 reti ed è alla Gelbison da 3 stagioni. La scheda di chi è? Mario Romano. Secondo me dobbiamo togliere almeno il 70% di quello che ha detto. Va bene, scherzi a parte. Prima volta in Serie D della Gelbison nel 2007-2008. Ok, allora ringraziamo. Sintetizzato. Ringraziamo Mario Romano che, come al solito, ogni settimana ci dà la sua rubrica. La rubrica è l'avversario secondo Romano. E allora diamo subito le informazioni necessarie per seguire la trasferta di Vallo della Lucania, dove mi attendo zio Vito che sta bevendo alle spalle della telecamera. Mi attendo zio Vito in quel di Vallo. E allora si gioca domenica alle ore 14:30 stadio Giovanni Mora di Vallo della Lucania, 16ª giornata, penultima del girone d'andata e di questo 2019, Gelbison Bitonto. Per quanto riguarda i biglietti per il settore ospiti, al costo di 10 euro si potranno acquistare direttamente dal botteghino del settore ospiti, appunto dello stadio del comune Cilentano. E allora, queste erano tutte le informazioni per quanto riguarda la partita di domenica. Grazie a Pasquale Civitero per essere stato con noi, grazie come al solito a Nicolangelo e a Danilo, e soprattutto il grazie più grande va a Max, grazie che come al solito è sempre molto disponibile a
essere e a giocare con noi. Grazie anche a Gaetano e Miriana del Gemini Bar qui in Via Berardi a Bitonto, che ci hanno ospitato. Grazie ragazzi, ci hanno deliziato con quello che adesso spazzoleremo non appena chiuderemo la telecamera. Sono tutti invitati, anche il pubblico. Anche il pubblico. Allora, l'appuntamento come al solito è con Ruggito Nero Verde giovedì prossimo. Giovito, ti vuoi far poi, vedere? Poi, Nico, fammi finire. Giovedì prossimo con la prossima puntata di Ruggito Nero Verde. Poi fissatevi questa data, venerdì 27. Poi vi spiegheremo perché. Però cominciate a fissarvi questa data, venerdì 27. Da gennaio tantissime, tantissime novità per quanto riguarda Radio Doppio Zero, e vi parleremo anche di queste qui. Probabilmente cacceremo loro due, ma vedremo quello che possiamo fare. Per il momento, non ancora capito. Grazie Nicola Vacca, però veramente per così se non poco. Ci fossi bisognerebbe inventarlo. Ho paura di quello che sta pensando, però niente. Grazie a Filippo Mingirulli e Danilo Mingirulli nella parte tecnica, alla nostra Anna, il fotografo ufficiale del Bitonto, che è sempre da lì e ci delizia la sua bellezza, che ci illumina e ci protegge. Al mio direttore, e adesso posso dirlo, Viviana Minervini, che mi osserva da qualche parte. Assolutamente necessario citarla. Assolutamente sì, perché grande, me la devo accattivare. E ci protegge sempre. Sempre. Santa Viviana. Allora, è veramente tutto. Grazie e ci vediamo giovedì prossimo. Ciao. Ciao. Questo programma è stato offerto da Perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice.